Ciao, sono Daniele, personal trainer e mental coach. Oggi continuiamo a parlare di allenamenti per migliorare la velocità. Oggi parliamo di un allenamento misto in cui lavoriamo sulla capacità anaerobica alla tacida più prove di sintesi in cui lavoriamo sull'attacido praticamente. Quindi oggi ho fatto un allenamento con i miei ragazzi, tra cui Roland Gröger, che è un atleta che seguo ormai da 3 anni e con quale abbiamo raggiunto grandissimi risultati, lo dico io, però abbiamo riuscito a correre il record del mondo nei 400 metri indoor correndo nel 52,39 da M50, e ha corso il record tedeschi su 200, all'aperto ha corso 23 secondi e 16. Quindi il lavoro di resistenza alla tacida, che vuol dire è la capacità di ripetere più prove su massimale, quindi al 90-95% con breve recupero praticamente, però quindi si lavora sulla soglia, ancora non si produce l'attacido, perché l'attacido si comincia a produrre dai 10 secondi in poi di sforzo massimale, quindi qua siamo sotto la soglia e quindi utilizziamo per come energia, utilizziamo l'ADP, l'adenilato trifosfato praticamente, e quindi lavoriamo in assenza di ossigeno e praticamente non produciamo ancora acido lattico praticamente. E quindi sono prove fondamentali per un velocista, se prove clou, per vogliamo proprio migliorare quella che è la velocità pura praticamente, sono le prove da fare, e migliorare la capacità alla tacida è fondamentale sia per un 100 metrista che per un 200 metrista, ma anche per un 400 metrista la velocità di base è fondamentale, perché 400 metri, come ho detto tante volte, è una gara di velocità, quindi niente a che fare con quegli 800 che molti confondono, preparo 4 e 8, prepari 4, prepari gli 8, sono due gare completamente differenti. Quindi sono andate molto bene quei 60 metri, dopodiché facciamo una prova cosiddetta di sintesi, quindi l'attacido, quindi la prova dai 30 ai 40 secondi, 45 secondi, quindi ho un 200 o un 300, o anche dei 150, perché Roland ha fatto un 300, perché per lui va bene fare 300, io ho fatto un 200, seguito da un 150 per Roland, e anche io poi ho fatto un 150, perché. E adesso ti faccio vedere come abbiamo corso. Questi allenamenti sono da fare assolutamente quando stai bene, devi aver assolutamente recuperato totalmente gli allenamenti precedenti, sono allenamenti fondamentali per uno sprinter, ma anche se vuoi migliorare la tua velocità perché giochi a calcio, perché per diletto, sono allenamenti divertenti e sono assolutamente interessanti. E quello che devi fare
Poi questo è un esempio, perché delle trippette sui 60, ma puoi fare anche delle trippette sui 50 metri, puoi fare un esempio, può essere anche farti 4 a 30 metri, 3 volte gli 80, poi un 300 o un 200 o un 250, oppure 250 alla fine, oppure fare dei piramidali, no? Quindi andare su, fare dei 360, 280, un 100, un 150, un 2 per esempio. No, puoi lavorare su questi tipi di allenamento, perché te sono, però dipende sempre un po', perché quello dico non è che c'è un allenamento giusto, dipende un po' da come sei tu, da quello che hai bisogno, da come ti senti, dalla gara che vai a preparare. Comunque cerco di darti qualche esempio, qualche consiglio per un po', no? Farti venire qualche idea per fare degli elementi belli e migliorare quella che è la tua velocità. Perfetto, per oggi ho finito. Adesso, se ti è piaciuto il video, clicca mi piace, se vuoi iscriverti al mio canale, a me fa soltanto piacere, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!